Nuova serie incredibile sul canale, questo è il primo episodio, la Euro 2024, Carrer, Battle, contro il solito, Giuse, 3, 60! Ciao ragazzi, ciao Venom, l'ultima challenge l'ho vinta io, oggi sono qui per vincere ancora. Non vincerai perché questa è una nuova serie incredibile che mi sono inventato per batterti. Avete già capito dal titolo e dalla maglietta che ho addosso con quale nazionale si parte? Si parte con la nostra cara Italia! Andiamo dentro che vi spiego le regole. Allora, eccoci qua con questa squadra, Giuse. Io non so la tua, ma la mia è abbastanza imbarazzante. Concordi? Confermo, sì, concordo, fa schifo. Abbiamo fatto crea squadra, così non abbiamo già dei fenomeni. Abbiamo messo valore 2,5 stelle. Cosa dovremmo fare? Abbiamo delle regole obbligatorie. La prima, non puoi vendere nessun giocatore, puoi usarli solo per gli scambi. La seconda, puoi comprare solamente giocatori italiani. In questo episodio abbiamo l'Italia e quindi giocatori italiani. E poi ho due regole che non ti piaceranno molto. Devi scegliere uno dei giocatori della tua formazione originale, un italiano, e devi portarlo avanti per tutti i 3 anni. E ultima regola, dovrai andare a prendere un giocatore per ogni reparto dalla primavera, un giovane talento italiano, un difensore o portiere, un centrocampista e un attaccante. Tutto chiaro, Giuse? Allora, tutto chiaro, e sono abbastanza preoccupato soprattutto per la regola della primavera, cavolo. Ci proviamo e non ti ho detto un'altra cosa. Vince chi alla fine dei 3 anni avrà fatto più punti in campionato. Quindi sommiamo i punti del campionato, non conta nulla quello che facciamo nelle altre competizioni. E in più, regola cattiva, abbiamo solo 8 minuti per ogni stagione per fare il mercato. Stanno iniziando, Giuse, corri. Pure, per non farci mancare niente, va bene. I miei sono partiti, Giuse. Sono partiti anche i miei, ma ho una domanda. L'osservatore è solo in Italia, possiamo mandarlo? Se hai un metodo per trovare osservatori che trovano giocatori italiani fuori dall'Italia, fai pure, ma... Ok, no, è molto tosta. Ti consiglio di muoverti bene, anche perché devi prenderne uno per ogni reparto. E quelli là ovviamente poi devono andare titolari, quindi sì. Io ti consiglio di iniziare a fare una cosa, inizia a capire quale giocatore tenere della squadra originale, va? Allora no, invece non ti ascolto, io vado subito sul primo acquisto. Ok, io ti posso dire che mi tengo Leonardo Greco, 26 anni, 75. Anzi, tengo Mauro Casadei, 23 anni, 74. Lui sarà il mio pilastro. Sì, vabbè, tu tieni 74, io non ce li ho i 74 in squadra. Oh, cos'è sta roba? Hai messo come a me tutto uguale, che ti devo dire? Sì, però, vabbè, di sicuro hai imbrogliato tu, va bene. Sempre. Allora, poi vado con gli acquisti. Che modulo hai te? Ho il 4-4-2, però forse lo cambio, non lo so, devo un attimo valutare. Non puoi. Come non posso? Non puoi, bisogna tenere il modulo che abbiamo avuto in maniera casuale. Ma stai scherzando, spero. No, ma tanto è solo un vantaggio per te, sai che modulo io? Quale? 5-3-2, quindi dai, ringrazia, vai, compra. Sì, ho capito, allora, però posso cliccare sul giocatore, altrimenti non ho il giovane sì, da... Puoi cliccare tutto, però l'unica cosa, non puoi cambiare modulo. Teniamo il modulo iniziale, perché voglio fare una sfida estrema. Va bene. Io ho preso subito comunque già il primo giocatore, un giocatore abbastanza important, very important people. I 100 milioni penso che ogni anno poi ce li avremo, in teoria, quindi siamo abbastanza tranquilli. Certo, a meno che non andiamo in Serie B, o li abbiamo anche se andiamo in Serie B. Speriamo di non andarci in Serie B, signore. Ma quindi, cioè, in 8 minuti noi dobbiamo anche andare avanti e trovare i pischieri della primavera? Tutto! Sì, vabbè, ok, va bene. Va bene? Io sto prendendo un attaccante. Un attaccante che attacca o un attaccante che centrocampizza? Che difende. Tanto tu ricordati che poi abbiamo 3 stagioni, quindi volendo puoi anche dividerti gli acquisti, ecco, non so come dire. Sì, ho capito, però la squadra fa veramente piangere, quindi boh, non lo so, sai. Ok, io ho preso anche il secondo, vamos! Vedi che stai correndo, vedi che ne sai! No, sto correndo perché il tempo è troppo poco, manca già 5 minuti e abbiamo fatto niente, ma perché 8 minuti? Dai, 8 minuti è troppo poco. No, io ti dico, se finisce il tempo, non ti preoccupare, perché puoi andare avanti finché non arrivi reso conto dell'osservatorio. E a quel punto però sei obbligato a prendere quelli che ci sono. Ah beh, certo, vabbè, che scusa, possiamo anche andare avanti. Ah, ok, ho capito, va bene. Tu hai il tempo, se vuoi mandarlo avanti più mesi hai tempo di farlo, devi stare negli 8 minuti però. Queste sono le regole, troppo cattive? No, dai, ci sta, cioè sì, troppo cattive, però ormai l'abbiamo fatto. Ok, perfetto. Mamma mia, ma c'è Kiko Makeda, te lo ricordi? Al Manchester United. Mamma mia, sì, anche alla Samp, tipo. No, per me ha smesso di giocare quando è andato via dallo United a 18 anni più o meno. Quindi, allora, posso dire che forse abbia messo un po' poco budget, però rende la sfida più difficile. Sì, anche poco tempo, se posso essere sincero, non so tu, ma... Vabbè, è un primo esperimento, è un primo di prova questo, poi vedremo negli altri. Sì, io ho preso anche il terzo, tu quanti acquisti hai fatto? Due in questo momento. Ok, dai, allora stai andando abbastanza
spedito anche tu. Ma io ho già scelto chi tenere. Tu lo vuoi scegliere dopo senza sapere chi hai preso? L'ho già scelto in realtà. Ce n'ho uno di italiano, quindi per forza lui devo tenere. Ma sei andato avanti di un giorno per scoprire se ci esonerano? No. Potrebbe succedere, no, non succede. Allora io ti dico già che ho comprato Bove a centrocampo. Ah, così me lo dici, cavolo? Sì, vabbè, perché crescono comunque i giocatori, eh. Cioè bisogna prendere secondo me quelli così giovani, anche perché abbiamo poco budget. Però 3 anni sono tanti, per vedere crescere i giocatori. Ma esiste una DA o una SA italiano? Sì, oh, bello, mamma mia bro, vado a farti un acquisto supremo io. Te lo dico o non te lo dico? Tanto tu non hai la DA. Vai, dimmelo. Raul Bellanova. Ah, bello, ci sta. No, mi si è buggato il gioco, ma io voglio piangere. mi dispiace, il tempo sta scorrendo, amico mio. Ma io voglio sperare che c'era un autosalvataggio. Non c'era ovviamente nulla. Ma come no, se non c'era l'autosalvataggio è finita. Mi dispiace, mentre tu fai tutto io intanto continuo allora. Vabbè dai, fammi rifare gli acquisti che avevo fatto almeno. Ma quanto manca alla fine, scusami? 3 minuti. 3 minuti, hai voglia, in 3 minuti, guarda, chiudi il gioco, ti apri pure un altro gioco, ti fai una partita e torni qua e fai pure il calcio. Mercato. 16:32, dai, ma non ci credo. No, all'inizio. Vabbè, senti, io ho dei minuti bonus, No, ma non è vero. Cioè, ma stai scherzando? Ma ho capito, ma scusami, ma cosa vuol dire che ho perso tutto? Devo rifare i 3 acquisti. Avevo comprato Bove. Avevo comprato, aspetta, che non mi ricordo neanche, Bellanova. E poi chi è che avevo comprato? Avevo comprato un attaccante. Ah, Moise Ken, ok. Vado a ricomprarli loro. Vai, veloce, che il tempo sta andando. Ma no, io c'ho. No. Io c'ho 4 minuti in più. 4 minuti? Ma come 4 minuti? E già così mi tolgo un minuto, perché erano 8 all'inizio. Sono ripartito che ne avevo 3. Sì, vabbè, ma adesso già sai dove andare. No, scusami, adesso già sai come muoverti. No, senti, fammi fare gli acquisti. Mi dai un piccolo bonus, dai, oh. Scusa, dai, 2 minuti di bonus, dai, 2 minuti. Vabbè dai, sei vergognoso. Ma scusa, tu hai tutto il tempo indietro voi. Ho capito, ma mi si è bloccato il gioco. È la vita, amico mio, la vita è fatta così. Cioè non è che ci sono solo cose belle. Dai, ma uff, non è giusto però. Ma se ti può consolare, io ho finito il calciomercato, Vatti a prendere il giovane, tu che puoi. Adesso vedo un attimo come la situo qua. Qua la situo è abbastanza drammatica, Io devo pure rimandare l'osservatore. Io, cioè, adesso finirò i 3 acquisti e avrò finito il tempo. Ti sembra normale? ma scusami un attimo, ma hai detto un attaccante, un centrocampista e un difensore? Sì. Sei un pazzo però, porca miseria, non usciranno mai. Li prendi scarsi, che ti devo dire? Ho capito, ma ci esonerano, porca miseria. Ma sei sicuro? Guarda che poi non possiamo tornare più indietro, Stai facendo venire i dubbi, tu che sei esperto di carriere, Giuse. Non lo so, secondo te è meglio fare di meno? No, non lo so. Vedi tu, scegli tu. Le regole sono tue, scegli il canale tuo. Vabbè, facciamo così. Allora facciamo obbligatorio uno della squadra originale italiano e uno della primavera, che poi però deve essere schierato titolare. Quindi vuol dire che devi andare poi a svincolare tutti quelli che gli fanno concorrenza, Ok, dai, ci sto, dai, così è più equo. Tanto è il primo episodio, anche una prova. Ci fate sapere voi nei commenti cosa ne pensate su quanti giocatori, il tempo e cose varie. No, ma sì, ma anche perché abbiamo un solo, cioè praticamente possiamo fare un solo resoconto e dobbiamo prenderli 3, cioè tanto, Ok, facciamo uno, dai. Che però va a titolare. Sì, va a titolare, certo. Ok, allora io ho finito gli acquisti, ma ovviamente ho finito il tempo. Quanto mi dai ancora? 2 minuti abbiamo detto, no? Ho capito, ma... Sei un drago. Allora, hai detto che io posso andare. Guarda, allora, quando finisce il tempo, possiamo prendere un. Puoi più. Cioè, non puoi andare all'ultimo resoconto che ti apparirà, intendo. Ah, l'ultimo resoconto che mi apparirà. Ok, va bene. Allora ne prendo un altro in tempo. Io, allora, il tempo è finito, però mi assumo un po' di responsabilità. Hai capito, no? Sì, 2 minuti in più. No, c'è un 5. Come no? 5! A me sembra giusto 5. Ma 5 è più di prima! Sei bloccato il tempo a 3, 5 è 8, Dai, aspetta, facciamo 3, partiti 3. Devo far tutto in 3, pure la primavera, le cose. Un disastro. Io allora ho fatto 4 acquisti, purtroppo ho ancora 15 milioni, ma il tempo non c'è. E quindi va bene così, 4 acquisti, tu quanti ne hai fatti? Allora, io ne ho fatti, no, ho perso il conto. Quindi tanti? 4, 5 forse, sì. Ok, allora vado a prendere il giorno della primavera e poi ci sono. Ok, ma c'è un problema però, che ovviamente ormai è andata così. Io sono andato avanti per aspettare i resoconti, però ho giocato senza i primavera. Vabbè, dai, ma quanto stai andando avanti però?
Sono andato fino a ottobre. Vabbè, dai, per stavolta va bene, però no, non andare fino a ottobre, ovviamente, poi. Ah no, perché tu avevi detto che potevo andare. Sì, vabbè, ma intendevo che puoi saltare il primo, il secondo e poi va bene così, nel senso. È ottobre quello, eh. Va bene, dai, va bene, ok. Ok, ho un altro piccolo dubbio. Se il giocatore ha 15 anni non si può prendere. Lo prendi e lo devi promuovere l'anno prossimo, quindi ci salirà meno. Ah, ok, quindi posso scegliere quello di 15 anni. Sì, però conta che poi ti crescerà molto meno. Ok. Va bene. Scelta tua, non lo so. Perché poi comunque devi metterlo titolare l'anno prossimo. Non lo so. Ok, va bene, dai. E non puoi cambiarlo, poi è lui ormai. Ok, va bene. Quindi bisogna sceglierne tre e quelli sono per sempre. No, uno abbiamo detto alla fine. Abbiamo detto uno. Ah no, uno, è vero, abbiamo detto uno. Porca miseria. Che tonto che sei, che tonto. Allora, è perché sei tu che mi dai fastidio, ah. Allora io col primo resoconto. Mamma mia. Quel mamma mia è tipo quando io vedevo il voto della verifica di matematica. No, ma perché sto facendo i danni, giù, lascia perdere. Sei combinato? No, non ti preoccupare, ci vediamo tra poco. Perché ho fatto un errore sul primavera, mi sa. Ovvero, cosa hai combinato? È che ho mandato in Italia l'osservatore quello che aveva 2 stelle. E quindi ho sprecato tempo, adesso l'ho richiamato e ne ho rimandato un altro. Sì, ma il tempo sta scorrendo però, già sono passati 20 minuti. No, no, ho 19 secondi, mi dice il mio timer. Sì, quel timer chissà dove l'hai preso. No, 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 l'ho comprato dove sto mandando gli osservatori. Ah, qui in Cina? No, 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 in Italia. Ok, vediamo 7 secondi, vediamo... Ma no, non vale, non vale. Annullo tutto. Cos'hai fatto? Annullo. Ah, ok, ho preso, è finito il tempo, un po' rubato in questa prima... Insomma, perché mi si è chiuso il gioco. Ascolta, tu stai rubando, vabbè, lo dici anche, dai. No, l'ho preso. Allora, facciamo una cosa. Mettiamo a posto la squadra, tutto quanto, svincola quelli che fanno concorrenza al tuo primavera. Dimmi poi chi vuoi salvare della squadra e ci vediamo tra poco con la formazione messa giù, ok? Ok, va bene. Allora, Giuse, ci siamo, dopo tanta fatica ce l'abbiamo fatta. Ti faccio 2 domande, anzi 3, la prima. Qual è il giovane della primavera che hai promosso? Come si chiama e in che ruolo? Allora, si chiama Romano ed è un terzino sinistro di 54. A me è andata meglio nell'overall ma peggio nel ruolo, perché ho deciso di prendere un portiere con 60 di overall a 16 anni. Battaglia! Poi, dimmi chi è il giocatore della squadra originale tra quelli italiani che hai salvato. E Conti 68 AS. Io invece Casadei, difensore centrale, 24 anni, 74. E poi, diciamoci gli acquisti. Allora, io ho preso Bellanova, Cambiaso, Bove e Moise Ken. Io ho preso Carnesecchi, ho preso Terracciano, Gnonto, Miretti e Fabian. Hai preso 2 portieri. Chi sarebbe l'altro portiere, scusami? Terracciano. Terracciano è il terzino del Milan. Ah, che ne so, c'è anche il portiere, ok. Che vergogna, okay. Che vergogna. Vabbè, ok. Va bene. Quindi acquisti diversi, buona fortuna, perché adesso simuliamo fino a fine stagione e poi sommiamo i punti. Questa è solo la prima delle 3 stagioni che andremo a fare e poi speriamo di avere altri 100 milioni. A dopo, Giuse. Andiamo. Ah no, commentate Team Giuse o Team Venom, ragazzi. Chi vincerà secondo voi questo primo episodio? Mi raccomando, tutti Team Giuse, gufiamogliela un po'. Dai. Giuse, ci sei? Ci sono, stagione finita. Anche la mia, purtroppo. Come sei andato, male? 36 punti, 17esimo posto. Allora, siamo là, perché io ho 14esimo posto, 40 punti, quindi siamo là. Va bene, siamo là. Allora, dimmi solo come sono andati i giocatori, ovvero quello che hai preso la primavera e quello che hai confermato. Allora, io ti dico, il mio portiere è diventato 63, mentre l'altro 75. Ok, allora, guarda, il mio terzino sinistro è diventato un 58 e ha fatto solo più 5, purtroppo. E poi, per quanto riguarda invece il giocatore che ho confermato, Manuel Conti, lui è cresciuto di tanto, è diventato un 72, è cresciuto di 8 facendo 5 gol. Io mi sono pentito di aver confermato lui perché altri della squadra sono cresciuti di più. Vabbè. Quindi punteggio, lo mettiamo a schermo, siamo 36 a 40. Giuse, io direi andiamo con la seconda stagione. Va bene, vamos. Giuse, ci siamo, dimmi il budget per la tua seconda stagione. Io ho 105 milioni, quindi confermati. 104 milioni. Ok, siamo lì. E allora 36 a 40, ovviamente devi continuare a confermare il giovane che hai confermato e quello della squadra che hai confermato. Quindi devi solo concentrarti sugli acquisti di italiani. Il tempo è partito, 8 minuti, vai. Ok, vamos. Allora, io devo andare a muovermi in dei reparti complicati, ovviamente. In dei reparti complicati, perché qua in difesa io ho 3 originali, anche te? Allora, sì, mi sembra 2 o 3 anche io. Vabbè, sì, perché tu hai meno, sì. Io allora vado a prendere dei difensori. Il problema è che secondo me abbiamo messo troppo poco budget, posso dirlo? Sono d'accordo, io vado sul primo giocatore che è un attaccante e lo strappo per 35, Zeppole. Moise, me lo copi? No, è lui, io non ti copio, io non sono come te che gioca sporco.
Gioco sporco, va bene. Io vado a prendere un difensore centrale, te lo posso dire? Buongiorno. Ah, buonasera. Buonanotte. No, era davvero... così. Ah, tra l'altro il problema è che io avendo il portiere non posso fare il baghettino che vedo il valore dei giocatori. Vabbè, non ne hai un altro. Eh no, solo lui. Eh no, perché ho dovuto svincolare gli altri. Io sono onesto, mica come te che faresti queste cose. Che pazzo, io invece ho comprato Jordi Alba a 1 milione così mi giocano lui. Easy. Come Jordi Alba? Sì, Jordi Alba. Poi devi tenere il terzino. Ma cosa mi interessa a me delle tue regole? Io faccio quello che voglio. Allora, quanto vuole di stipendio lui? Alessandro, buongiorno. 50.000, perfetto. Io ho già sprecato per metà budget per buongiorno. E io metà budget per l'attaccante. Vuoi sapere chi è? Chi è? Dimmi, dai. Scamaccone, Scamacca. Il nome del momento, Qua la situazione è molto grave. Io punterò solo sui difensori, sai. Almeno vanno a rafforzare quello che ho promosso io dalla squadra originale e non rimane da solo là dietro. Io vado subito su un altro giocatore. Questo lo prenderai anche tu, stai per prendere un altro difensore centrale, tu? Io sì. Preso per 49 Puparuoli. Ma chi è? È un giocatore portoghese molto molto forte. Ma poi da solo italiani! Non mi interessa ancora che insisti, non mi interessa. Ah, l'ho capito chi è, sì, lo prendo anch'io. Ok, vedi che mi copi, vedi? Prendo anch'io. Sì, ma io non uso le liste segrete, cioè. Quelle liste segrete, non è che ci vuole la lista segreta per trovare sto qua, dai. Ma chi era? Mancini? No, hai preso Mancini. E io sì, sto prendendo Mancini. Madonna mia, Scaldini. Ah, no, ma sì, io tra l'altro ho finito il budget. Due acquisti, ho finito il budget. Anche io, sì, sono rimasto con 10 milioni. Io ti dico, Giude, facciamo questa proposta, vediamo se accettano. Per il secondo episodio di questa challenge, poi facciamo 200 milioni, non 100, eh. Sì, io sono d'accordo, io. Non devi essere d'accordo, il popolo è padrone. Va bene. Io ho due acquisti, quindi ho fatto e vado a sistemare un po' il tutto. Anche perché qua, sì, effettivamente sono pochini. 100 milioni, abbiamo calcolato un po' male. Allora, li vado a mettere titolari. Ti dico che tra l'altro, adesso che ho così tanti difensori forti, devo andare a svincolarne qualcuno, perché sennò il mio Casadei non gioca. Ti dico questa sincera verità. A me sono rimasti della formazione originale, a parte i due che siamo obbligati a tenere, solamente un attaccante e un centrocampista, anzi due centrocampisti, Maisuradze, Romero e Longo. Ok, io so, c'è i piani di crescita, se aspetti i 20 secondi te lo dico anche io. No, guarda, posso anche non saperlo, non mi interessa. Non ti interessa? Va bene, ci sta. Dalle persone come te ignobili che non si concentrano sui video non mi interessa. Vado già nei piani di crescita e ci siamo. Tu che stai combinando? Hai finito gli acquisti? Allora sì, ho finito gli acquisti, sto facendo anche io i piani di crescita, li ho appena fatti. E sto facendo proprio gli ultimi dettagli. Allora ti dico subito, ho comprato un attaccante Scamacca, un difensore centrale Scalvini, basta. Ok, allora guarda, finiamo i piani di crescita, finiamo tutto quanto e poi appena finisce il tempo ci vediamo direttamente per le formazioni aggiornate. Ok, va bene. Giude, ci siamo, io ho una bella squadra sotto gli occhi e tu mi hai detto chi hai comprato, io non te l'ho ancora detto, allora ti dico che ho preso Buongiorno e ho preso... chi è che ho preso? Me lo sono perso. Mancini, ah sì, ma te l'avevo già detto. Buongiorno Mancini, te li volevo far vedere in questa squadra molto bella. Sono pronto, partiamo da 36 a 40, ci vediamo a fine stagione. Va bene, buona fortuna, andiamo. Io c'ho battaglia in porta 64, Giuse, 64, vabbè, ma andiamo. Giuse, ci sono! Voglio sapere questa volta due cose, la prima, quanto sono cresciuti i tuoi due giocatori, quindi intanto quello della primavera quanto ha di overall? 67. Il mio 68, stanno crescendo bene, ha preso un più 6 sta stagione. E l'altro invece, quello della squadra originale? Conti 81. Mamma mia, il mio è rimasto bloccato a 76, ho fatto una pessima scelta, mi sa. No, io sono stato fortunato perché ho trovato un giocatore giovane e poi il baghettino del cambio ruolo e si vola. Sì. E allora vediamo però come siamo andati, perché io devo recuperarti un po' di punticini. Ok, sono arrivato dodicesimo, te? Ok, allora te lo dico subito, io sono arrivato decimo. Siamo lì, quanti punti? Ok, 46. 44, è a lungo. Devo giocarmi tutta l'ultima stagione. E allora, aspetta un attimo che devo fare il calcolo. Eccomi qua, Giuse, il nuovo punteggio. Prima dell'ultima stagione, 82 per me, 94 per te. Tu pensi di aver già vinto? Ma fai occhio, abbiamo ancora una stagione. Fai occhio, Giuse, andiamo con la terza. Assolutamente no, andiamo con la terza. Giuse, io ci sono, ho 97 milioni, te? 96. I migliori sono sempre così, Giuse. Quel milione in più mi farà vincere. Allora è partito il timer, 8 minuti, vai. Allora io devo andare a prendere, io vorrei cambiare quel Casadei, ma purtroppo non mi è concesso, giusto? No, ovviamente no. Ovviamente no, e allora chi prendiamo? Prendiamo un attaccante. Perché attaccanti italiani, non volevo rubarti Scamacca che hai già preso te. Purtroppo mi sa che quelli sono i giocatori, eh. Io sto prendendo un giocatore e non te lo chiudo, e non te lo rubo. Cioè, buonanotte, non te lo rubo. No, non te lo rubo. Lo prendo per 30 zeppole ed è un difensore centrale.
Ok, io ho preso un attaccante. Che non è Scamacca. Forse l'ho overpagato, ma col fatto che non posso usare il baghettino perché ho solo un portiere. Ho preso Retegui. Ah, Retegui, quanto l'hai pagato? 40. Ok, dai, ci sta. Non lo so, ho paura che però non sia cresciuto tanto. Perché se lo controllavamo noi adesso sarebbe tipo 84. Secondo me qua è tipo 80 se va bene. Te lo dico subito, guarda. Matteo Retegui nella Venom FC per 40 milioni. Un valore di... 82, vabbè. Non è male, ti devo dire. Ora voglio prendere un centrocampista e poi ho concluso. Ci sta, guarda, allora io ti posso dire anche che ho preso, te lo dico io in diretta. Ho preso Calafiori, però purtroppo mi sono appena accorto che ha lo stesso overall del mio difensore centrale titolare. Però, ha un buon potenziale Calafiori, Ma mi spieghi perché Cristante ha una clausola rescissoria di 70 milioni? Sono messe così dal gioco. Aspetta, ma io provo, ma se gli do un giocatore scarso che non sia un portiere funziona il baghettino, vediamo. A volte funziona, sì, eh? Sì, 25 milioni, perfetto, Cristante vieni a me, perfettissimo. E riesco pure a fare un terzo acquisto, sai. Secondo me Cristante comunque potrebbe avere un buon overall, No, ci sta, Cristante non è malaccio. Io sto andando su un giocatore che tu non prenderai mai perché queste mosse così tu non le sai fare, cioè non sei esperto come me. Tipo i cambi ruolo supremi? No, però questo è un giocatore abbastanza interesting ma costa un botto, però posso mettere le contropartite, abbiamo detto, sì. Forse se metto la contropartita e gli do 25.000 di stipendio, forse ce la faccio, vediamo. Sì! Tu sei riuscito a coprire tutti i ruoli? Cioè, non hai nessuno della squadra originale tranne quelli obbligatori? Con questo acquisto sì, ho coperto tutti i ruoli. Bravo, bella mossa. Io prendo un giocatore in scadenza invece. Vediamo quanto vogliono, però 17 milioni qua c'è scritto. Ah, io gli posso dare uno da 8 milioni. Bella giocata, però secondo me sai che c'ha più overall quello che gli sto dando di quello che vado a prendere. Vediamo, 8 milioni più... Lui, perfetto, hanno accettato. Ti posso dire chi è? Matteo Pessina. Ah, ci sta. Io ho finito in realtà. Anzi, sai che ho ancora 20 milioni? È mezzo. Potrei fare un movement supremo. Ma ti pare che lo compro e mi voglio una clausola di 29 milioni su Pessina? Ma non ho capito. Quanto l'hai pagato? L'ho pagato 15 contando anche la contropartita. Tu hai finito e io ho ancora 4 minuti e me li tengo tutti, sai? Sì, anche io me li tengo, che faccio un attimo gli obiettivi al volo e poi ci sono. Sì, va bene, io aspetta che voglio vedere un attimo se riesco a potenziarmi qualcosina, perché effettivamente adesso la squadra mi piace molto, sono fiducioso per quest'ultima stagione. Comunque Retegui aveva 82 e poi è diventato 81, io sta cosa non l'ho mai capita, ma vabbè. Chi prendiamo con questi soldini? Potrei... Ma se faccio una cosa folle me la concedi che riscambio Pessina per qualcuno? Ma perché dovresti fare una cosa del genere? Però boh, se vuoi farla. Perché c'ho ancora 20 milioni. Falla, che ti devo dire? Io prendo anche Rovella e poi vediamo chi dei due gioca. Per Rovix vogliono... 39 milioni vogliono per Rovix. 39, madonna, ma chi è Rovix? Rovella. Ma parla come mangi. Attenzione però, perché gli ho dato Cristante che ho appena preso più tutti i soldi che avevo. Attenzione che forse riusciamo a portare a casa Rovella. E se volevano tutti quei soldi, secondo me l'overall è buono, Accettato Rovella. Adesso scopriremo che ha meno overall di Cristante. Tutto questo casino per niente. Siamo lì. Uno in più di overall. Però cresce di più. Quindi sono soddisfatto della mia mossa. Vado anche a fare bene crescere. Vado a fare tutto quanto. Ci vediamo dopo per le ultime news sulle nostre squadre. Ciao. Allora Giuse, io ho la squadra davanti, la squadra finale. Ti posso dire che non mi è rimasto nessuno della squadra originale se non Casadei e Battaglia, che ero obbligato. Il mio overall più alto è un 85 di Cambiaso, Mancini e Ken. Ok, allora io ho praticamente tutta la squadra nuova tranne i due obbligatori. E il più forte, sì, è Gnonto, che è 89. E io ho comprato bello forte, sì. Ho comprato Giacomino, Jack, Raspadori. E poi ho comprato Calafiori, 79. Però tra l'altro ci tengo. Ma quanto hai pagato Gnonto? Gnonto l'ho pagato poco all'inizio. Era tipo 10 milioni, adesso non mi ricordo. Ah, all'inizio, vero, okay. Adesso guarda, per curiosità ti dico quanto vale. Vale 143 milioni. Ha una clausola di 321, okay. Però ci tengo a dirti una cosa, sì. Perché io sono un professionista. È presente il giocatore che doveva restare per sempre, no? Nella carriera, sì. Esatto. Ha il potenziale per diventare speciale addirittura, quindi può diventare un 90 e passa a 20 anni ed è un 82 AS baghettino del cambio ruolo, questo vola. Dico i miei se hanno un potenziale per diventare speciale. Il mio nel club del 2022, il primo, molto bene, mentre l'altro, che è il portiere se non sbaglio, sì, nel club del 2023. Ci siamo! Va bene, andiamo alla fine, devo recuperarti quanti punti? 12, vediamo. Può succedere di tutto, andiamo.
Giuse, io ci sono, ho finito. Tu hai finito? Ho finito, sono sulla squadra. Allora, dimmi intanto la squadra. Gli ultimi due rimasti dalla prima stagione. Io c'ho Casadei 76, Battaglia il portiere 74. Se vuoi facciamo altri 3 anni così il mio portiere diventa forte. Io c'ho il mio Conti che è un 89. Che cosa vogliamo fare? Mamma mia. E l'altro? L'altro è un 70, sta crescendo poco quell'altro purtroppo. L'altro non è cresciuto, sì, ok. Sì. E poi io come più alto di tutti Ken 88. Ok, io invece c'ho Gnonto 92 addirittura. Mamma mia, e dimmi il più scarso, oltre a quei due là. Mano, il più scarso è Calafiori 82. Io Pessina 80. E allora è il momento. Abbiamo 12 punti di differenza, Giuse, andiamo sulla classifica. Io ce l'ho, come sei andato tu? Bene. Ma bene per... cosa intendi per bene? Bene, dai, contando che eravamo arrivati il primo anno penultimi praticamente. L'anno scorso decimi, bene, tu? Io quinto, attenzione, oh. Attenzione, colpo di scena 76. 72! Ah! Sì. E quindi, se prima avevamo 12 punti di differenza, adesso ne abbiamo 8 di differenza. State vedendo il punteggio a schermo, non ho la mente così rapida per calcolarlo, ma in fase di montaggio vi apparirà. Ha vinto Giuse la prima puntata di questa Euro 2024 Carrer Battle. Giuse, però preparati che dobbiamo farla con tante altre nazionali. Te avevo detto che vincevo e ho vinto, io le promesse le mantengo. E allora ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. Commentate con la prossima squadra, la prossima nazionale. Ciao! Ciao ragazzi!